Ancora, ancora? <ride> che bello, ragazzi! Che bello. È bello che vi riconosco a, cioè, uno a uno. <ride> È abbastanza incredibile. C'è Martino, insomma, ce l'abbiamo tutte. E quindi credo che alcune di voi ci fossero addirittura nel lontano 2013. Qui alla prima presentazione sono molto contenta sono molto contenta di sapere che gli uomini non mi, mi continuano a non cagare cioè siete tutte, tutte donne praticamente, praticamente tutte donne ma è, è, bello, è bello così insomma non, non, non si, alle presentazioni della tesio è un po' come andare nei, nei club gay sai, <ride> vai perché sai che insomma si, si sa comunque no ringrazio gli uomini in, uh, che, sono, che sono i trascinati ci sono sempre qualche, qualche trascinato. Sei stato trascinato, di la verità. <ride> Comunque, è un trascinato. Cioè, di fatto non ha scelto di essere qui questa sera. Ci sono altre eh, tesier altre nelle altre sale, mi hanno detto cose multimediali fantastiche. Poverine, dopo solo per loro dovrò abbracciarle e stringerle forte. Sono nelle, nelle... Quindi, voi siete quelli fortunati. Pensate. È incredibile. Allora, vi racconto che cosa succederà stasera. questa sera io sposto un pochino questa cosa perché volevo farvi vedere il mio bellissimo vestito. Sono, sono in palette Voldemort stasera. Mi sono, mi sono vestita tutta, tutta di nero, ma ha scelto Marta, mia figlia, come è, com è vestirmi. E questa è una, insomma, non è una vera e propria presentazione, anche perché come vedete non c'è un presentatore. Ho voluto e ho richiesto insomma di essere da sola perché fosse più intimo, cioè dobbiamo raccontarci delle cose un po' più, più intime e poi è difficilissimo trovare qualcuno che abbia veramente voglia di presentare di solito io ho l'ufficio stampa a Bonpiani loro devono, devono pagarli questi poveretti per fingere che, 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 i, che i, libri, i miei libri siano, siano belli ma comunque insomma invece ho detto no io con voi voglio, voglio raccontarvi non vi racconterò il libro questa, questa sera che si intitola Tutta, eh, tutta la stanchezza del mondo non mi ricordavo neanche il titolo, pensate come l'ho scritto lucida, il... <ride> immaginatevi voi, eh, no, non parla di Spinoza, ciao Maddalena, cioè io... adesso vi, vi saluto tutte così, guarda, guarda che carini, loro io li ho visti nascere come coppia, fate, fate un ciao, ho contribuito un pochino, un pochino ho contribuito non lo so, è una cosa bellissima. E comunque, insomma, il, il libro non parla di Spinoza, come dicevo, parla della stanchezza, eh, parla delle dodici stanchezze di eh, fatiche di Ercole, ma fatte da noi ogni, ogni giorno. Adesso guarderò soltanto più te, uomo Bonpiani, perché, mi, 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 mi da, perché è proprio un imbucato, cioè non sa cosa sta succedendo in questa, in questa serata. Comunque insomma io parlerò di queste 12 stanchezze, no, non tutti e dodici perché sennò arriveremo probabilmente alla giornata di domani, eh, vi racconterò delle cose che non sono tutte eh, all'interno del libro, anzi la maggior parte non sono all'interno del libro perché poi il libro non lo, compiate, lo non lo comprate, lo fotocopiate, io so come siete fatti, quindi no, stasera io voglio ridere, il libro non fa solo ridere, insomma ha degli aspetti anche un po' più... Eh, tristi e a volte anche lacrimevoli addirittura, eh, però invece io stasera eh, voglio sorridere, ridere con voi sotto le mascherine voi e io no, l'ho buttata, però ho un piccolo goldone su. Microfono in compenso, cosa che, cosa che voi non avete. Parlando di Goldoni, cioè voglio rimanere nella. incredibilmente, stasera non ci sono bambini. Di solito nelle presentazioni le mamme portano dietro di sé dei, dei bambini. Invece, stasera, no, sono molto contenta, avete fatto bene perché voglio parlarvi di sesso. Che è la mia prima stanchezza. Voglio iniziare così: con, con il sesso. Ok, io, se tornassi indietro, non farei la mamma blogger. Perché è noiosissimo. Io vorrei fare la sex blogger. Cioè non vorrei più raccontare quando i bambini si, si, sono già us usciti, insomma, ma come si fanno i bambini è più divertente. Invece no, adesso siamo ancora nella, nella fase. Cioè, vorrei parlarvi di, della stanchezza del sesso. La stanchezza del sesso. Cioè, la, il sesso quando, quando è fatto bene è riposante, lo sappiamo, cioè è una cosa bella, no? Però è indubbio che le aspettative su sesso invece stancano. Siamo una, insomma, tra tutti gli adulti, eh, Youporn, Pornhub eccetera vanno fortissimi, cioè, più del sito dell'Inps, credetemi, cioè, sono, sono, sono veramente in prima linea. Io non, non, io non sono una moralista, chi mi conosce, insomma, chi mi legge da un po' di tempo sa benissimo che non, non, sono, non, non mi reputo una moralista, però di fatto ci sono delle cose nei eh, video porn insomma, che un po' mi, mi inquietano. Okay. Mi inquieta l'intenzione che ci mettono. Ci sono questi uomini che sono delle specie di... Treppiede, ok, mezzi uomini, mezzi, <ride> non saprei cioè, sono dei Black and Decker, che è un continuo fotti fotti fotti, cioè avete presente sbatti, sbatti, sbatti. Che tu, a un certo punto io ho sempre la tentazione di fermare, di dire ragazzo, meno, perché l'unica cosa che se sbatti così impazzisce, non è la donna, è la maionese, ok? C'è cioè, una cosa che bisogna subito chiarire in maniera che c'è cioè, cioè, proprio cioè, imparare il sesso dai film è un po' come imparare a giocare a calcio guardando Olly e Benji, un po' come imparare l'astronomia guardando Star Wars. Cioè, è più o meno la. Ok, ci siamo, abbiamo capito. Le donne non sono da meno nei film porno, le donne non sono donne, sono suggitrici, ok? esse se suggono, suggono, ci credono tantissimo nel, nel momento suzione proprio e, e il loro, cioè, ma suggono, c'è cioè, tipo Rubio quando spolpa un ossobuco Che dice anche lì, ragazza, meno meno, meno ragazza, perché se continui così, probabilmente il poveretto sotto di te, cioè, si troverà probabilmente tutto linzuolo risucchiato tra le chiappe per la questione dei vasi comunicanti. Quindi meno cioè, lasciati, e poi anche fisicamente come sono queste. Vagine, si può dire. Cioè, sono carine, coccolose fuori, no? Sono depilate, sono... A me ogni tanto ricordano, perché io comunque madre sono... Non so, tipo lì c'è nel paese le vongolette simpatiche. Di... Cioè, hanno quell'aspetto quell carino, un po'. Così, fuori così, no? Rose, infantili, Dentro, capienti come uno zaino di Decathlon. Si dice che alcuni abbiano fatto tutto il cammino di Santiago a spalle libere, cioè questo è la, è la, è la cosa, a me incutono una, un, certo, un certo timore, cioè sono proprio... poi spulciando anche un po' il, le, le chiavi di ricerca, no? di Pornhub, ci sono quelle frasi, cioè io uso insulti a volte anche pittoreschi io dico molte parolacce chi mi conosce lo sa io dico tante parolacce e soprattutto quando devo insultare qualcuno uso frasi tipo sei una pigna in culo sei, sei non lo so sei un gatto attaccato ai coglioni cioè io le dico queste cose sono chiavi di ricerca di uporn questo vuol dire che qualsiasi sia la mia fantasia di insulto nei confronti del prossimo c'è qualcuno un mio vicino che quella ha una voglia in questo senso, ha no? una fantasia sessuale in questo, in questo senso. Insomma, cioè, è, è, un mondo, è un mondo difficile, è un mondo decisamente difficile, ma non è che noi anni fa, io ho 43 anni, li dichiaro eh, apertamente subito, non è che la mia generazione sia cresciuta tanto meglio, cioè, noi non avevamo i, i film porno, perché il porno non arrivava così direttamente nelle nostre case, cioè, ogni tanto qualcuno ci faceva vedere queste cose, io ero terrorizzata, ma veramente le cose, cioè, veramente i corpi, cioè, questo cubi, cubo di rubi che si può creare così... Cioè ero, ero, ero veramente terrorizzata, però succedeva raramente. Noi ci facevamo un'idea uh, un dei, dei sentimenti e del sesso nei film degli anni Ottanta, nei film d'amore degli anni Ottanta. Allora, non lo so, io penso a quante volte ho visto Dirty Dancing, mille. Cioè, noi avevamo questo sogno d'amore che era un sogno così sfigato. C'è un sogno, un futuro di danze coduro con un ballerino di terzo ordine, uno che all'orecchio ti diceva la cosa più romantica, proprio che ti poteva dire: Johnny Castle era a Serea, a A, E, E, cioè una roba era veramente un sogno. Come, potrebbe, come può essere andata peggio di così il nostro futuro? Cioè, com'è possibile che, che sia andata peggio? Noi ci siamo fatti una cultura amorosa su Pretty Woman cioè noi ci siamo fatte insegnare l'amore da una prostituta e un puttaniere cioè dobbiamo ogni tanto fermarci e pensarlo cioè, è così no? comunque insomma c'erano delle scene D'amore anche lì, scene di sesso anche in questi film. E le scene di sesso facevano, facevano un po'. cioè avevano tutte anche lì delle, delle angolazioni strane, perché gli attori non è che proprio. insomma, fossero, fossero bravissimi in queste, in queste scene e di solito vabbè io da lì ho appreso il fatto che una volta che si spegneva la luce la donna iniziava a gemere, da lì ho dedotto che probabilmente anni e anni a cercare il punto G ed era probabilmente nel click della Bajour, cioè io credo che fosse un po' così alla fine, ho dedotto, ho dedotto questo, poi le scene d'amore di solito erano lei sotto, lui sopra, canonico, c'è cioè una roba proprio così nei film di Richard Gear, che era un po', un, po più, un po' più hard, lui ogni tanto prendeva lei con una, proprio con una veemenza sul tavolo, cioè succedeva questa cosa. Succedeva nei film, soprattutto di Richard Gear eh, andava forte. La prendeva sul tavolo, ma dall'angolazione dei corpi, era evidente che lui o oh, probabilmente. Lo stava infilando in quel buco per il mattarello della pasta che usavano le nostre donne. Avete presente quei tavoli col mattarello? Perché onestamente non, non, cioè non torna, i conti non tornavano. Eppure noi ci immedesimavamo, io mi immedesimavo, io ci credevo, io ci credevo tantissimo nel, in quei film, e io volevo essere una donna dei film anni Ottanta. Allora, come potevo esserlo? D'altronde. Le donne dei film hanno sempre un'amica bruttarella. L'amica più bruttarella delle donne dei film nel mondo reale sarebbe considerata una gnocca da paura, però nel film ha i capelli raccolti e quindi è bruttarella. Le donne dei film, quando sono giù e vogliono schiarirsi le idee, si fanno un bagno caldo, immergono la testa all'indietro nell'acqua. Io ho una vasca così piccola. Che per immergere la testa in quel modo dovrei fare la candela con le gambe, rischiando di sicuro un'embolia cerebrale. Le donne dei film, quando riscoprono loro stesse, dopo una delusione, la domenica comprano croissant e tulipani al mercatino. Questa è una cosa che, che fanno sempre. Io mi domando, ma chi cazzo credete di essere? Ex della zorza? Cioè, sinceramente, cioè non... spiegatemi, spiegatemi, adesso verrete anche a rompermi le balle per i cucchiaini da te invece di quelli da gelato e da dessert. Le donne dei film si riposano la sera mettendosi i calzettoni. E le maglie calde, ma le gambe sempre nude, e si accoccolano alla finestra, le ginocchia al petto, le mani a fiore strette intorno alla tazza di tisana. Io, se mi, mi siedo così, mi gelo il culo con gli spifferi. Le donne di Phil, la mattina indossano la camicia di lui, quella della sera prima, e preparano una colazione a base di ribes, mirtilli, cioccolata e uniposca indelebili, e non si sporcano mai. Le donne dei film non reggono nemmeno lo sciroppo per la tosse. Il primo sorso di birra si trasforma in Kate Richards, biascicano, si attaccano alle gambe dei tavoli, poi stramazzano e russano. La mattina dopo hanno dimenticato tutto e si sincerano di non averla data al primo che passa. Il primo che passa è Ryan Gosling. Le donne dei film, dopo essersi sincerate di non averla data a Gosling, no, e io volevo dare la Fassbender, Cristo Dio, cioè non è possibile, la mattina appena sveglie, dopo il coma etilico, comunque Gosling se lo limonano duro senza nemmeno due gargarismi con lo sciroppo per la tosse. Le donne dei film amano dire che gli uomini passano, ma le amiche sono per sempre. Non si spiega come mai le donne dei film abbiano tante amiche con cui comunque parlano sempre solo, mi si perdoni la schiettezza, di cazzo. Magari bevo, magari bevo. Mi hanno lasciato due belle bottigliette qui. Certo che il circolo dei lettori però ragazzi, c'è un po' di vino, qualcosa, aspetta. Poi io avevo paura che facesse freddo, ma questi sono ricchi, tengono il riscaldamento alto, quindi va tutto bene. Dicevo, le fatiche. È gasata, rutterò. E le fatiche che, <ride> le fatiche, le, fa le fatiche che, che riguardano la nostra quotidianità, c'è un uomo disperato lì dietro. <ride> È colpa tua, e tuo marito quello con la mascherina verde, tu con la mascherina verde, e tuo marito, e stasera non ti parlerà, brucerà il mio libro se l'hai comprato, sei disperato, si vede che sei disperato. Allora, no, dicevo, tra le, tra le fatiche eh, quotidiane, insomma, adesso abbiamo parlato di quella del sesso, insomma, sappiamo, sappiamo come funziona, ci sono delle cose un po' più eh, pratiche e, e quotidiane, la prima, la, la prima fatica che mi viene in mente è quella della cucina, del cucinare, adesso si mangia e si cucina continuamente. Il problema è che durante il... ciao Enrica. Durante il farò così tutta la sera, ogni tanto ve ne, ve ne saluto una eh, durante il, il lockdown, il primo lockdown, il mio compagno è diventato cintura nera di Karate Covid: che era metti la tovaglia e togli la tovaglia, cioè, cucinavamo tutto il giorno tutti, tutti i giorni: 25.000 volte. Siamo, preso. Io fortunatamente ero incinta, per cui insomma, non si vedeva la, 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 la lievitazione. Però, io vi voglio raccontare che cosa vuol dire. Eh, cucinare in una casa dove vivono sette persone, voi sapete, cioè non è che sono cioè non, so, non sto vivendo in una comune eh, in questo momento, è che proprio noi siamo in sette. Cioè io vivo in una casa con, eh, con altre sei persone che mangiano tantissimo, cioè mangiano, si, si, ma mangiano e basta. Cioè una cosa, è una cosa incredibile. Seven Even ci chiamano. Ma siamo pettinati meglio, e comunque crediamo un po' meno in Dio, purtroppo. Adesso cominceremo dopo che vi ho letto questa cosa della cucina. La cucina è aperta 24 ore su 24, come in crociera. C'è sempre un buffet attivo con gente che mangia e altra che spadella. Tra i buoni propositi c'è quello di non sprecare roba. Che peccato, così abbiamo dato una possibilità alla cucina degli avanzi. Lo schema è questo: abbiamo avanzato del pane raffermo. Che spreco buttare questo tozzo da tre centesimi! Cerchiamo su una ricetta per dimostrare a noi stessi quanto siamo furbi, accorti e responsabili. Ecco qui. Avete del pane raffermo? Bene, mettetelo in una ciotola e unite del caviale di lumaca, dei pistilli di zafferano, della bottarga e del sale dell'Himalaya. Ma io lo immagino che voi, voi che fate le ricette facili facili con gli avanzi, ci avete la mamma himalayana. Mi fanno molto ridere anche i tutorial di Chef Club. Qualcuno di voi ha presente che cosa sono i tutorial di Chef Club? Allora, i tutorial di Chef Club, cioè Chef Club, è un canale a metà strada tra la cucina e la carpenteria avanzata. Allora, io vi faccio un esempio di tutorial, ma vi giuro che poi vi invito ad andare a vederlo, perché più o meno è davvero così. È così. Oggi faremo. perché poi di solito è sottotitolato. in francese è sottotitolato. Oggi faremo le arterie glassate. Allora, prendete una confezione di panna da cucina da mezzo chilo, svuotatela e usate il contenitore come stampo. Riempitelo di Nutella e panna riscaldata al microonde, baiocchi immersi nel bounty sciolto e mascarpone per sgrassare, lasciate riposare in freezer per due ore. Quando sarà congelato, tiratelo fuori, pannate il tutto nella granella di cocco e Ferrero Rocher e friggete in abbondante burro. La confezione di panna darà quel bel effetto croccantino al tutto perché si sa, variare le consistenze è fondamentale. Questo è Chef Club, vi giuro, non sto esagerando. Noi optiamo per una semplice crostata con crema pasticcera. Per la crema ci vogliono sei tuorli, ok? Quindi avanzano sei albumi. Cerca una ricetta per usare i sei albumi, gli albumi o su, eh, che qui siamo accorti e responsabili. L'ho trovata. Le crespelle pallide. Bello, dai, leggi. Per fare le crespelle pallide ci vogliono 10 albumi. Bene, ora cerca una ricetta per usare i quattro tuorli avanzati. Alla quindicesima ricetta, salva rossi albumi mispagliati. Afferri una gallina che è passata lì e le tagli il collo perché vaffanculo, altrimenti non se ne esce più. Però io, ho, questo devo dichiararlo stasera, non so se qualcuno eh, ha la stessa perversione che ho io. Tra le food blogger italiane, Benedetta Rossi, è la mia preferita. Me ne sono innamorata delle lotti di allattamento e sono andata a leggere i commenti alla sua pagina. Ella ha degli haters. Per me il detto non si può piacere a tutti, con lei non, non vale, lei dovrebbe piacere a tutti. Come si fa a essere haters di quella donna? Io ogni volta che alzo la teglia da 15 kg di lasagne con una mano vibrando così e poi eh, col pollice su, il pollice in su, mi, 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 cioè mi riempio di tenerezza. Io quando tutto questo sarà finito, questi, questi anni ormai di pandemia... Andrò a vivere lì, in terra marghigiana, con il suo Marco, zia Giulietta e nonna Blandina, con Benedetta che mi parla della sua cugina e non si capisce se intenda il suo ricettario o suo, il suo parente, magari la figlia di zia Giulietta. Vi state annoiando? No? Siete a posto? Io vorrei, vorrei che applaudisse quei poveracci che stanno di là con lo schermo a contarsi, probabilmente stanno giocando a carte a questo punto. No, siete venuti in tantissimi. Sono, sono molto, molto contenta. Poi io a tutti loro che mi dicevano: Ma c'è soltanto il posto, magari vengo. No, guarda gli altri voi stronzi, non verranno perché alla fine le, le defezioni ci sono. So, venite, venite. E invece no, è colpa vostra. Quindi dopo vi picchieranno malamente. No, dicevo adesso: nel libro in realtà non, non tratto questo, questo punto lungamente, però i figli fanno parte della, della parte della stanchezza cioè è un motivo eh, di fatica, è oggettivo non, eh, che, poi uno dice è faticoso crescere dei figli è faticoso crescere dei figli ma cosa incredibile è che noi rendiamo faticoso anche, anche, le, cose, rendiamo faticoso anche le cose belle cioè le, tipo le, le feste di compleanno diventano, diventano dei momenti cioè veramente terrificanti fortunatamente ho scoperto che durante l'arco dei cinque anni un po' la fatica va scemando, perché? Il primo anno parti proprio, c'è cioè, Ferragnez, scansati, no? C'è cioè, come, c'è cioè, di solito, non so, il volo che ti porta in ludoteca, con la festa, stile Quacella, come hanno fatto appunto i Ferragnez, è una roba pazzesca, ci credi tantissimo, fai tutti gli inviti a mano, c'è cioè, proprio il primo anno, prima elementare. Secondo anno ci sono le feste, questa è proprio una cosa radical chic torinese, non so se succede anche negli altri posti, ma comunque la festa al parchetto, un po' country, con i palloncini, le cose, è una cosa proprio un po' da peruviani che fanno, <ride> è un po' più così, comunque insomma la festa al parchetto, perché la fai più veloce? Di solito c'è questo, il mago il mago che fa il Taj Mahal con i palloncini, cioè fa sei ore, si diverte solo lui, e lì che tira, fa eccetera, e finisce sempre con i bambini che si percuotono con questi goldoni, appunto, questi palloncini, sembra, sembra una festa della Durex, cioè in, al, finale, al finale, e questo è il secondo anno. Il terzo anno... Inviti di solito qualche amichetto i più stretti in un giorno intrasettimanale, sempre c'è comunque nel, sperando in una pandemia, comunque che magari nel mezzo, però insomma la festa è la merenda, un po' di Nutella è buon. Quarto anno metti una, non so, una bottiglia sgasata di chinotto nella borsa di tuo figlio, un pacchetto di fonze, dici vai, divertiti con i tuoi amichetti nell'intervallo. Il quinto anno, ormai c'è dieci anni, prendi da parte tuo figlio e dici: Ma ancora hai voglia di festeggiare? Io comunque alla tua età ero già emo. Secondo me possiamo finirla, finirla qua. Allora, questa più o meno è una delle, delle caratteristiche, insomma, una delle cose faticose della vita delle mamme, che noi ci rendiamo in realtà molto più faticose di quello che è, però c'è poi un, un motivo di fatica, cioè, secondo me, proprio tutta la fatica delle mamme è eh, riassunta in un'unica. In tre parole. Chat delle mamme di merda, ok? La, la chat di merda, non le mamme oggettivamente. Allora, io vorrei approfittare qui, forse c'è anche, anche la maestra di mia figlia stasera, tra l'altro, quindi voglio, però vorrei approfittare. Per descrivere tre punti, cioè per, per fissare con voi tre punti, cioè domani voi dovete saperlo che queste cose dovete farle così come ve lo dico, è un galateo minimo, minimo, cioè una cosa proprio di. per rendere possibile e plausibile la, la vita online alle mamme nelle chat. Uh, primo punto. <ride> Quando qualcuno assente chiede la pagina del dettato fatto in classe. Devono astenersi dal mandare qualsivoglia screenshot i genitori dei bambini più bravi. Perché, puntualmente, arriva la foto del quaderno di Umbertino Eco, un dettato vidimato prima dall'Accademia della Crusca, impeccabile nell'ortografia, ma soprattutto uscito dalla mano di un monaco, monaco amanuense. Ok? Marta, nell'ultimo tema di storia, nel giorno della memoria, ha scritto che gli ebrei erano costretti a vivere nel laghetto ebraico. Non vale riferire quello che i figli dicono a casa. Alla domanda, oggi la maestra è assente c'è sempre qualche mamma che parte con mio figlio mi ha detto e segue dettagliato reso conto di tutto quello che hanno fatto in classe di come fosse vestita la supplente il suo curriculum vitae e se aveva o no la mascherina intonata ai calzini ok, io leggo le chat la sera tardi e questo è il problema mi viene da svegliare Marta e Lorenzo alle tre in fretta e furia c'è mamma un un'esercitazione antincendio? No! E che voi non mi dite mai niente, non coltiviamo un rapporto abbastanza profondo, non vi faccio le domande giuste, non comunichiamo. Aiutatemi ad aiutarvi ad aprirvi, per Dio, ditemi com'era codesta supplente. Ecco, ok? Questa è la scena delle due di notte a casa mia e poi il terzo punto. Le altre due sono assolutamente. Si possono anche dimenticare, ma il terzo punto è fondamentale. C'è un limite anche alla gentilezza. E alla gratitudine. L'educazione è un valore, ma Santa, rappresentante piena di grazie, forse è troppo. 25 grazie a comunicazione, invocano il grazie al cazzo finale. <ride> L'ho detto, su questo, questo, questo me lo promettete, cioè, il fatto che voi siate qua avete proprio vidimato la questione, cioè voi non, non direte più grazie dopo, dopo, no? Ok. Loro lo sanno, cioè tra l'altro loro non è che ci rimangono, ma cioè, le, le, lo sanno, c'è qualche rappresentante di classe qui, ma tu sei pazza. Lo, sai lo sapevi che non ti pagavano quando le hai detto che l'avresti fatto? Lo sapevi, eri cosciente di questa cosa? non so, io neanche per tutti cioè, ti vi giuro quando hai fatto? in era pre-chat eh, comunque tuo marito ci è rimasto sotto già ai tempi eh? non è che l'ho visto non lo, non lo vedo benissimo lo stesso è stata un'esperienza provante vero? anche prima quindi abbiamo, ne, abbiamo dette, ne abbiamo dette almeno un paio di queste, di queste stanchezze ma io volevo parlare della stanchezza della bellezza bellezza Stanchezza mezza bellezza, <ride> mettiamola, mezza, mettiamola così. La stanchezza della bellezza, il fatto che dobbiamo essere un po' comunque alla fine un po fighe. Insomma, un po'. Allora, si parla tantissimo di body shaming in questo periodo è un tema, è un, un tema di, grande, di grande attualità. Io devo dire che eh, body shaming, io, cioè, il body shaming, il body shaming è farlo soprattutto sugli altri, no? io sono sempre stata una body scema, cioè nel senso che io me lo facevo da sola il body shaming no? Come, e credo di essere non da sola insomma anche, penso che lo facciano anche in modo diverso gli uomini però insomma tanto siete in una minoranza schiacciante non se, non se, stasera proprio veramente vi, vi siete caduti malissimo comunque insomma il shaming, il body, il body shaming shame è una parola che ha due due accezioni perché vuol dire vuol dire vergogna ma vuol dire anche peccato, ed effettivamente è un peccato perdere tutta quella, quella quell attenzione, quel tempo, quell'energia a cercare di essere quello che non si è, eccetera. Siamo difettosi, siamo difettosi tutti quanti, insomma, abbiamo dei difetti tutti quanti. Io, eh, ne, ne, insomma, ne potrei elencare diversi di, di, di difetti e rimaniamo soltanto sul fisico. Non so se sei notato, ma ho un naso importante. Ok, allora il siete carini a fare finta di niente, ma comunque il avere, avere questo portarvi dietro questo naso rotto più insomma nella, nella vita portava al fatto che io siamo sempre stati, eh, non lo so, prima al primo appuntamento con il fidanzatino, eravamo eh, io, il mio fidanzatino e il mio naso. Eh, la prima, questo credo che lo possiate fare un po' tutti. Cioè, la, la prima volta che vi vai detto con qualcuno siete tu e. Le tette piccole, cioè questa cosa si può veramente credo che la, la, la possiamo tra, insomma, dentro di noi fare, fare tutte quante. E fortunatamente si, si supera, insomma, io, io e il mio naso abbiamo fatto, abbiamo, insomma, abbiamo, ne abbiamo visti di finco, fidanzatini, io e il mio naso. Comunque, insomma, si può, si può andare, fortunatamente si può andare oltre, si può andare oltre, però ogni tanto ti torna questa cosa della bellezza. Racconto questo episodio, in realtà non volevo raccontarvelo, ma ve lo racconto lo stesso. Eh, uh, Quest'estate... Camminavo, camminavo per strada eh, vicino a dove abito io lungo il fiume, ero, andavo spedita. Era uno di quei giorni in cui il mio naso non, cioè, non era venuto con me, cioè, ero volde morta appunto. Il, eh, camminavo, ero, mi sentivo molto figa, così la, la primavera, l'estate forse già eh, dava il suo, il suo momento di, di brezza dal, dal fiume. Insomma a un certo punto vedo, ci sono una bambina e una mamma vicino che stanno parlottando. la bambina avrà avuto tre anni mi indica e, e dice alla mamma mamma che bella signora e io cioè quando dico bella signora mi giro per guardare se c'era bellucci se c è, c è, guardo... e invece no la bambina diceva che bella signora a me probabilmente anche un po per questa intenzione baldanzosa con cui e la mamma ha detto ma insomma <ride> ha detto, ma insomma, cioè, probabilmente pensava di avere la mascherina che copriva, comunque, ma ha detto, ma insomma, proprio così come... Io poi ho dovuto spiegare alla, mamma, alla bambina che cosa volesse dire essere una maledetta figlia di una puttana, ma questo, questo è successo cioè, in, una, in una separata sede. Però insomma, il nostro compito, per dire a una certa età soprattutto, è quello di trasformare un... Eh, è bellissima, ma insomma, in un... Insomma, bellissima. Ok, questo, questo è, è come cerchiamo di fare questo passaggio. Insomma, un'insomma, bellissima. Per esempio, con la moda che è una grandissima stanchezza. Dicevo prima, non so se a, forse a te o, o a Fabiana, che io stasera sono in palette Voldemort, mi sono vestita un po' così, eh, non lo so, sono, sono, sono una strega eh, venuta dal, dal nord, ma la, la moda è importante, per noi, cioè, come ci vestiamo è, è, è sempre stato importante perché è un modo per, per sentirci carine. E vi voglio leggere... Questa cosa che racconta un po' il mio rapporto con la moda nel tempo. Perché la moda mi stanca. Allora, i problemi con la moda sono iniziati quando ero piccola. Problemi che condivido con un'intera generazione. Noi eravamo figli del filo di Scozia fuori, spinato sulla pelle. Della lana vergine perché ti faceva tirare giù tutte le madonne. Perché pungeva, pizzicava, urticava. Figli della ciniglia che la ciniglia raggiunge temperature prossime al magma. Figli del pile che il pile puzza e brilla al buio, se incroci le braccia. Figli delle calze bianche traforate a mezzo polpaccio che chi le ha provate sa, non devo aggiungere altro. Figli dell'assurda abitudine di mettere i colletti di pizzo sotto le felpe figli dei paraorecchie d'inverno e della cuffia anche in spiaggia che altrimenti ti viene lottite, figli del tarocco in tutte le sue forme, della mandarina duck, dell'adi dash, dei levis 501 bis, degli anfibi Dr. mortens, degli zaini invictus. Poi siamo cresciute e ci sono stati gli anni 90 e con gli anni 90 i maledetti jeans a vita bassissima fin quando eri in posizione retta andava tutto bene il problema era quando tichinavi perché a quel punto c'era sicuramente un ciclista che tentava di parcheggiarti tra le chiappe scambiando la fessura per una rastrelliera nei primi del 2000 invece andavano le scarpe a punta io ne ho un paio molto, molto appena accennate ma quelle che avevo erano proprio a punta a punta ottime per spegnere le sigarette negli angoli delle strade, ma pessime esteticamente. Le mie erano di pelle nera, siccome le punte restavano vuote, non essendo io dotata di trillici estendibili, finivano per avere delle microerezioni con l'effetto di piegarsi leggermente su loro stesse. In pratica avevi i piedi uncinati e potevi agganciarti alle travi come un pipistrello, utilissimo». Gli anni delle scarpe da ladino erano quelli in cui vestivi, i vestiti dovevano essere sdrammatizzati. Compra questo cilicio francescano e lo sdrammatizzi con un paio di anfibi. Gli anfibi erano le scarpe per eccellenza che la buttavano più a ridere, sdrammatizzavano loro. Erano la soluzione a tutto quasi. Dico quasi perché ho indossato tragedie di look che manco se le avesse portate Gino Bramieri. Io credo di non essere proprio adatta a fare shopping. Entri in un piccolo negozio e la proprietaria ti squadra e ti dice cose tipo: Tu hai un corpo a mela. Mi raccomando, metti le ruche e i jeans a palazzo con i croppé e un bel capospalla one, two, three. Ma cosa cazzo stai dicendo? Cosa? Sono le famose modaiole fruttariane. Perché ho scoperto che le donne possono avere il corpo a mela, a pera e a banana. Vi giuro. Oggi va fortissimo anche il meteo style, cioè l'armocromia. Chissà che cos'è l'armocromia? Qualcuno sa che cos'è. Siete in palette, ragazzi, sappiatelo perché. Le esperte di armocromia ti guardano e dal tuo incarnato ti dicono: quel colore addosso ti sta malissimo, ti sta sempre malissimo. Perché tu sei inverno. L'armocromia divide le donne in autunno, inverno, primavera ed estate. Pregate di non essere autunno. Le autunno sono destinate a vestirsi tutto l'anno come un ufficiale della Stasi, con quel tipico armadio marron, con la palette Bernadette, perché nemmeno se vai a Lourdes ti senti figa. Ecco, tu autunno partorirai con dolore e ti vestirai come un caco, anzi come un caco cacato. Una cosa altro che mela pera banana, cioè, io rimpiango. Io sono inverno, comunque, ve lo dico. Mi sta bene il nero. La cosa positiva di questo periodo è che gli orrori del tuo guardaroba non te li tieni per te. Adesso è tutto un. To ti vendo mi nonna, se mi dai tu, zia. Insomma, ora c'è vinted. Va molto la seconda mano tra le giovani donne che da comparse di Derrick sono passate ad essere il pubblico del drive-in, con i bomber, le felpe, col colletto, insomma tutti anni Ottanta e ti aspetti che senti se da Brescia ti serve il tenerone, facendo pippo 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 come commesso. Ma veniamo a stasera perché vi devo dire una cosa che in realtà volevo fare. Allora io amo le tute nere tutte intere. Cioè, dovevo mettermi una tuta nera tutta intera questa sera. Cioè, avete presente? Le tute nere, quelle, quelle che le metti senza reggiseno che ti fanno sentire Kate Moss. Hanno proprio quella... Cioè, le vendono già con quell'etichetta lì è. Allora, le tute nere tutte intere. Si mettono d'estate, si mettono d'inverno. Hanno le tasche. Tu quindi metti un po' le tute così, cammini un po', un po figa così, ti specchi. Così. Con quella tipica atteggiamento un po'... Ferragni Pupa, su Camela Radio Enrica Inglesias, quelle cose un po' così da sartorialist. no? Allora io volevo, volevo, volevo mettere, era pronta, era lì, e poi ho pensato che però a un certo punto avrei voluto fare la pipì, stasera. E chi ha avuto una tuta nera tutta intera sa che cosa succede quando bisogna fare la pipì, soprattutto senza reggiseno, quando appunto è la tuta nera tutta intera. Allora mi sono immaginata... Che a un certo punto, magari dopo la, 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 insomma, stasera sei andata in un locale, non lo so. Sei andata in bagno, avete presente le turche, no? Quindi c'è cioè, la palude, le nebbie di, di Avalon che salgono così e con la tuta nera, tutta intera che è svasata. In fondo, tu devi prendere tutto quanto, tu, prima, la prima gamba, la seconda gamba, ti crei questo bel pannolone da infante, ok? E poi ti spogli da sopra, cioè togli le cose, quindi rimani a tette e al vento, un po' giabba, fa un po' quell'effetto giabba e poi ti chini. Allora io così ho detto metto questo vestito facilmente o metto la tutta intera e quindi a un certo punto della serata sembrerò un lottatore di sumo a lutto che sta cagando e niente ho messo questo. siamo quasi verso la fine io non ho più, non ho più che ore sono? Che è, è, è tardi? sono le 10. vabbè faccio ancora due, due fatiche che dite? Con, come... però poi lo comprate il libro non parla di questo cioè, ve lo dico <ride> questo così è, una, è un pur tra di noi però eh, abbiamo qua il, il, il signor Massimo esperto di marketing del, di Bonpiani posso dire così? No, ma però venditi, venditi bene, se no non vendi bene me. Scusa, se non, non, ti vendi, non, non vendi bene, non va bene. No, ecco, vorrevo, volevo poi, poi passo un'ultima un parte un po' più seria, ma volevo ancora parlare di bellezza e di quanto mi stanchi il parrucchiere. Cioè sono, io devo fare la tinta ormai da, da tantissimo tempo e voglio, cioè ho proprio una doppia. Fortunatamente, se lo riccia, non si vede benissimo. però voglio raccontarvi questa piccola cosa che mi succede sempre dal parrucchiere. Ci sono parrucchieri in sala? No, va bene. Se no vediamo il crocifisso in sala mensa. Allora, i primi capelli grigi si sono presentati a 25 anni. Sono affetta da biancatura precoce. La scelta era tra entrare nel cast di Sean Vita da pecora o tingermi. Ho scelto la seconda opzione. Ho compiuto i miei primi 15 anni di liti con i parrucchieri, più sono giovani e più polemizzo. Tutto inizia con una semplice richiesta. Mi faresti la tinta? Ma lui non ha nessuna intenzione di farmi la tinta. Il giovane parrucchiere è determinato a farmi il color storytelling. Noi non tingiamo i capelli, noi ti aiutiamo a tirare fuori il tuo, cuore, il tuo colore interiore. A tal proposito c'è la linea Vegan che è una vera yoga experience. Possiamo fare dei colpi di saluto al sole per rilassare il cuoio capelluto, ma siccome il cuoio è di origine animale, suggerirei un processo di scalpo a freddo per sostituirlo con una corteccia di sequoia. No, purtroppo conosco i miei tremendi capelli bianchi, i colori naturali su di me fanno l'effetto inchiostro simpatico, quindi proprio no. Ma guarda, cara, perché ti chiamano cara, fatti consigliare, io proverei. proverei intanto ti massaggiano, proverei un riflessante. No, fidati, non sei tu, sono loro. Cioè, il riflessante con questo grado di grigio mi fa specchio riflesso se non ti tingi, sei un fesso, nessuno è grigio come te. Chi lo dice lo è. Secondo me ti sbagli. Vorrei sbagliarmi, mio giovane amico storyteller dalle teste canute, ma è ancora la lanugine, leonatale, la fontanella aperta. Sono anni di ricrescita che ti stanno parlando. Devastami, prendi l'ossigeno, il petrolio, l'ammoniaca, l'idraulico liquido, il napalm. I miei bulbi non temono nulla, sono stati sottoposti a 18 shampoo antipediculosi in tre mesi, in quella splendida annata che fu il 2019. Secondo te hanno paura? I miei capelli sono dei sopravvissuti, hanno passato la Chernobyl della tricologia e sono ancora lì. In piedi non mollano. Mi dispiace che tu non voglia entrare in contatto con il tuo colore interiore. Così si chiude <ride> puntualmente. Poi vado a casa e me la faccio. <ride> Me la faccio a casa perché così è meglio. Allora, io visto che siamo verso la fine, vorrei veramente avere il tempo di, di, di abbracciarvi, tutti. Voglio dire quanto è faticosa invece la comunicazione. Io non so come voi eh, viviate in questo momento, di, 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 in questo periodo storico tra social. Tra cioè, si litiga per ogni minchiata, cioè possiamo dire, cioè andiamo a trovarci anzi la, la possibilità di litigare il più possibile. Allora siccome io ho una bambina, parlando di comunicazione, di fatiche della comunicazione, io ho una bambina, intanto bevo un po', po d'acqua perché incredibilmente come avete notato non ho ruttato nella prima… ci riprovo, eh, eh, ho una bambina di un anno e mezzo che sta proprio cominciando adesso a parlare, allora lei, ho scritto eh, una, una lettera dove le spiego un po' di cose di che cosa succederà quando comincerà veramente a comunicare a parlare per limitare un po' la fatica della comunicazione, che insomma, ci, almeno per me è faticosa e ci zittisce alla fine. No? Allora mia figlia comincia a parlare e le vorrei dire: abbi cura delle parole perché se le scegli bene non ti tradiranno. Le parole creano legami ma creano anche condizionamenti. E una persona con più condizionamenti che legami è una persona destinata alla tristezza. Imparare a parlare è un percorso lungo e periglioso. Mentre tu impari a parlare, io sto imparando a stare zitta. Primi aggiungi, prima aggiungi e poi togli. È la regola del crescere, credo vedrai quando ti arrabbierai nelle sfuriate c'è un momento preciso in cui comincia a credere a quello che dici invece di dire quello che credi allora lì ti devi fermare è difficile perché ormai hai preso lo slancio ma usa il freno a mano passa indietro fai tutto il cammino di Santiago in mu walk se serve quando qualcuno esordisce con posso dirti la verità tu scappa Stai alla larga dai sinceri, 9 su 10 gente che non ha imparato davvero a parlare. Posso essere franco con te? Solo se io posso essere Barbara, diceva Fran Lebowitz. Che, che figa che è la Lebowitz, scoprirai che c'è una moda anche nelle parole. Alcune sono come i tormentoni estivi, abusate per la stagione intera e poi basta. Quando saltano fuori in inverno a riascoltarle, fanno sorridere. Allora prendi valido. C'è stato un periodo in cui tutti sembravano arbitri. Questo piatto di orecchiette è valido, quel maestro di Zumba è valido, adesso è valido in una frase sta un po' come despasito in una playlist. Vedrai che capiterà lo stesso con necessario. Voi vi ne intendete di libri, no? I libri non sono più belli, sono necessari. Gli interventi e gli articoli non sono più interessanti o arguti, sono necessari da pronunciare con tono solenne e compito. Presto necessario tornerà al suo paese di cure dentarie, per me di necessaria c'è giusto la detartrasi una volta all'anno. Spero che tu imparerai a dire abbacinante entro la fine del 2022, perché ora va molto, ma poi chissà, dopo il 2022 non abbacinerà più nessuno. Fai le prove, ti lascio due frasi per l'esercizio, queste orecchiette sono di una bontà abbacinante, quel maestro di Zumba ha un senso del ritmo abbacinante. Le parole non sono belle e non sono brutte, sono belle e brutte le intenzioni che le muovono. La parola crea, è per questo che si pensa che togliendo un vocabolo, mettendoci al posto un termine più gentile, tutto vada meglio, purtroppo non è così, ma come biasimare chi prova a migliorare il mondo una sillaba per volta. Le parole non, che usiamo dicono tutto di noi, meglio una in meno che una in più, soprattutto se non è d'amore. Verba menant. Se l'altro si ritiene ferito da qualcosa che hai detto, non riuscirai a convincerlo delle tue buone intenzioni, se sono buone. La verità è che ci affezioniamo volentieri alle nostre incomprensioni, alle nostre delusioni, quindi fermati, passo indietro, tutto il cammino di Santiago è mu-walk. Già sai. Non essere permalosa sono parole, fidati dei gesti. La parola è un'approssimazione, anche quando suona bene. Appena ti sforzi di dire con chiarezza una cosa, ti accorgi che è chiara perché l'hai semplificata. Di fronte alla morte, alla nascita e all'amore non ci sono parole. Ci vogliono le mani, il silenzio, il cuore sul cuore.